Buona camminata a tutti. Partite! Una girandola di colori delle maglie delle varie associazioni presenti, un insieme di voci che si salutano e si scambiano esperienze, sorrisi, strette di mano, ausili e anche mascotte a quattro zampe. Il serpentone solidale che attraverso la natura ha affrontato i tre percorsi previsti ha sprigionato forza e energia unite alla solidarietà. Il movimento è fondamentale, è la nostra extra medicina. Perché con quella io ho visto, faccio l'esempio mio, quest'estate per diverse ragioni non ho potuto allenarmi e ho avuto un regresso notevole. Adesso sto cercando di tornare in forma allenandomi il più possibile. Attività fisica, movimento, immersi nella natura. Promuovere il benessere, lo star bene insieme, la salute e soprattutto anche il piacere di camminare in compagnia sui nostri bellissimi argini che a volte sono sottovalutati. Perché il camminare insieme è sempre bello. Il serpentone si è dunque snodato lungo le rive del grande fiume. È un percorso vicino al Po, proprio perché il nostro territorio e valorizzarlo è la cosa più importante. In più questo è un fattore importante perché questa manifestazione ha un ruolo molto importante per la solidarietà. Un evento, il primo di questo genere, che ha fatto registrare oltre 500 persone alla partenza. È una giornata molto importante e significativa perché manifestazioni come queste hanno un duplice scopo. Da un lato il fine benefico di contribuire con una raccolta di fondi alle necessità di varie associazioni, ma soprattutto dal punto di vista, chiamiamolo dello sport in senso generale, di favorire il movimento di anziani, giovani, meno giovani, che trovano in manifestazioni come queste l'occasione per fare attività motoria che si spera parta da, diciamo, questi percorsi dove si fa in compagnia e in amicizia i chilometri che ognuno si sente di fare, ma che penso siano il preludio per un'attività motoria continua e quindi con tutti i benefici per la salute che comporta un'attività, diciamo, motoria come questa.